Buongiorno, vedo che vi state collegando. Io sono Michela Di Bitonto di Formexpia. Oggi modererò questo webinar. Questo è il terzo webinar del ciclo dedicato alle consultazioni pubbliche e oggi parleremo dell'ultima fase del processo di realizzazione di una consultazione pubblica, ovvero il feedback sugli esiti di una consultazione. Abbiamo con noi oggi Andrea Frori, che vedo che sta facendo prove tecniche di inquadramento, che è del funzionario del Dipartimento per le Riforme Istituzionali. Buongiorno Andrea. Questo webinar durerà un'ora, dalle 12 alle 13. E come vi ho detto, si colloca al termine di un ciclo di tre webinar, durante i quali abbiamo parlato, nel primo della fase di progettazione di una consultazione pubblica e analisi del contesto, nella seconda di design e svolgimento di una consultazione pubblica e oggi quindi andiamo ad analizzare cosa fare, quali elementi andare ad analizzare, come dare feedback dei risultati a chi ha partecipato a una consultazione. E quindi l'obiettivo di questo ciclo è stato proprio quello, concludiamo oggi, di dare elementi per poter progettare in maniera coerente un processo di consultazione pubblica aperto e inclusivo. E prendo qualche minuto mentre aspettiamo che si colleghino tutti e vi ricordo che questo ciclo è stato organizzato nell'ambito del progetto Azioni di Sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici, ma si inserisce anche in un progetto più ampio, un'iniziativa congiunta tra il Dipartimento per le Riforme Istituzionali e il Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formexpia. Quindi l'obiettivo generale è quello di rafforzare le politiche appunto di coinvolgimento dei cittadini attraverso questo processo di consultazioni pubbliche appunto per favorire anche la cultura di un'amministrazione aperta. E riassumendo un po' brevemente i temi che abbiamo affrontato nei precedenti webinar e che potrete venire a vedere nelle registrazioni che sono disponibili su Eventi PA, nel primo appunto ci siamo focalizzati sull'analisi del contesto con la dottoressa Raiola che vedo accanto ad Andrea Flori che quindi ci segue anche in quest'ultimo webinar. E abbiamo parlato appunto dell'analisi dell'oggetto della consultazione, della fase in cui stiamo analizzando la decisione da prendere, quindi la fase in cui si coinvolge la cittadinanza, ma anche gli stakeholder e la società civile nelle consultazioni, gli obiettivi, i tempi e le risorse da dedicare o che comunque siano disponibili. Nella seconda fase abbiamo parlato del design e dello svolgimento della consultazione pubblica e oggi ci concentreremo appunto sul feedback sugli esiti di una consultazione. Quindi la realizzazione e la redazione di un report, quindi l'analisi dei risultati e anche dell'impatto delle scelte decisionali che ha avuto la consultazione, anche per rispondere a dei principi di trasparenza, accountability e fiducia importanti verso la cittadinanza che appunto ha lavorato comunque a darci i propri suggerimenti. Vi ricordo che potete porre domande in chat al relatore, noi le selezioneremo e le porremo al termine dell'intervento e che la registrazione e i materiali verranno pubblicati sulla pagina di Eventi PA che è dedicata all'evento. Quindi in questa pagina dove vi siete registrati troverete sia la registrazione sia le slide condivise oggi dal relatore. E appunto vi ricordo che potete. Se non avete seguito i precedenti webinar, potete vedere le registrazioni sempre sulle pagine degli eventi precedenti legati al ciclo. Quindi a questo punto vedo che siete già tanti, direi che possiamo dare inizio al webinar, entrando nel merito dell'argomento col dottor Flori, che ci parlerà del feedback sugli esiti dell'attività di consultazione. Buongiorno Andrea. Grazie Michela, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti quest'oggi. Come ha già anticipato nel dettaglio
insomma, Michela, oggi chiudiamo con questo seminario, chiudiamo questo primo ciclo di webinar dedicato alla progettazione e realizzazione delle consultazioni pubbliche. Quindi, trattandosi dell'ultimo webinar, cercheremo di dedicarci alle ultime fasi di questo processo, quindi a quello che accade dopo che una consultazione si è chiusa. Quindi, ricapitolando, un'amministrazione pubblica ha deciso di aprire un processo, proprio processo decisionale, la partecipazione dei potenziali soggetti interessati, quindi ha chiesto appunto agli stakeholder di fornire il loro contributo all'interno di un processo decisionale, e quindi i partecipanti hanno inviato i loro contributi. E la consultazione si è chiusa, sostanzialmente, ma resta però da capire, la fase, cosa va fatto nella fase essenziale di ritorno informativo ai partecipanti degli esiti dell'attività di consultazione. Vorrei far questo, affrontare questo tema, con un'introduzione, dedicata ai principi, generali sulle consultazioni. Questo perché, perché ci sembrava utile fornire una panoramica un po' di quelli che sono i principi che guidano e orientano le consultazioni pubbliche, sia in quelle che sono le raccomandazioni internazionali, ma anche in quelli che sono i documenti, linee guida e fonti anche normative nel nostro, qui in Italia. Sia perché comunque parlare di feedback implica trattare anche del principio di trasparenza delle consultazioni pubbliche e di riscontro sui risultati. Questo perché la fase di riscontro, tra l'altro, è oggetto appunto di interesse perché è una fase essenziale ai fini del buon successo di una consultazione pubblica. Spesso, mi permetto di dire, a volte forse non è data la necessaria importanza a questa fase, ma vedremo poi per quali ragioni invece è necessario che l'amministrazione renda conto, renda noti gli esiti e renda conto di quelle che sono di quali sono stati gli effetti della partecipazione sulla decisione definitiva. E quindi ecco, parleremo, come ho detto, di principi generali sulla consultazione e in particolare di cosa significa trasparenza e riscontro sui risultati. E poi nella seconda parte andremo nel dettaglio sulla predisposizione del report sugli esiti, e infine chiuderemo con alcune considerazioni sulla valutazione dell'efficacia di un'iniziativa di consultazione. Dunque, per introdurre il tema dei principi generali, la prima considerazione è che vi sono diverse fonti, cioè esistono diversi documenti che individuano principi ai quali si devono orientare le consultazioni pubbliche. Queste sono contenute appunto sia in fonti normative, in documenti di tipo linee guida, documenti di raccomandazioni anche a livello europeo e internazionale. Il primo riferimento che volevo darvi appunto riguarda il regolamento sull'analisi e la verifica di impatto della regolamentazione. Siamo nel contesto appunto di una consultazione che ha ad oggetto atti normativi che appunto sono oggetto di analisi o verifica di impatto. Appunto, in questo caso c'è una fonte normativa specifica. Occorre fare riferimento al regolamento AIRVIR, che è appunto il DPCM numero 169 del 2017, e alla relativa guida metodologica appunto sull'AIRVIR alla consultazione. In questo caso,
diciamo, solo per dare qualche spunto importante, diciamo, c'è una disciplina sulla consultazione nell'ambito di questo regolamento. Il regolamento ha introdotto una disciplina generale delle consultazioni e poi la guida ha fornito indicazioni metodologiche su come realizzare le consultazioni quando siamo nel contesto di un'analisi o una verifica di impatto della regolamentazione. In questo caso, diciamo, questa disciplina quindi è specifica per questa attività, deve tener conto del fatto che siamo nel contesto diciamo, di un iter normativo, quindi di adozione di un atto normativo, e quindi, diciamo, anche i principi di conseguenza tengono conto di questo particolare contesto, e cioè del fatto che la consultazione nell'AIR e nella VIR serve fondamentalmente all'amministrazione ad acquisire elementi informativi. Utili poi a diciamo, corroborare e poi diciamo, favorire una maggior consapevolezza dell'amministrazione sui temi oggetto dell'iniziativa normativa. In questo regolamento i principi che vengono richiamati sono quelli appunto di trasparenza, di chiarezza e completezza di informazione presentazione appunto dell'analisi delle proposte su cui appunto si verrà fatta la consultazione e inoltre c'è un riferimento anche alla necessità che ci sia diciamo, una compatibilità tra virgolette della consultazione con le esigenze di cioè, talvolta anche di celerità di adozione dell'atto normativo, dell'iter normativo e anche di congruenza delle tematiche che sono introdotte nella consultazione rispetto poi all'oggetto effettivamente dell'atto in questione, oggetto di questo intervento normativo in questione. Altro elemento interessante di questa disciplina è il fatto che si richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto, scusate, dei tempi e dei costi della partecipazione per chi partecipa, quindi. E si raccomanda di scegliere soluzioni che diciamo riducano al minimo l'onere della partecipazione per i soggetti che sono consultati. Questo è un po' quello che è contenuto nel regolamento a livello di principi generali. Vi ricordo di nuovo per tutto quello che riguarda gli atti normativi oggetto di AIRVIR, bisogna fare riferimento a queste fonti, regolamento AIRVIR e guida. Un altro importante documento che enuncia principi generali in materia di consultazione pubblica sono le linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, che sono state adottate nel 2017 con una direttiva del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione. Qui ci troviamo di fronte a un ambito potenzialmente più ampio, diciamo, di applicazione, tra virgolette, nel senso che qua non ci limitiamo a trattare delle consultazioni che riguardano atti normativi, qui si parla in generale delle consultazioni, delle attività di consultazione svolte dalle amministrazioni pubbliche statali. Diciamo, queste linee guida sono state adottate anche nel contesto appunto dell'Open Governance Partnership, sono frutto quindi sono state costruite all'esito di un processo che ha previsto il coinvolgimento dei soggetti interessati. La bozza di linee guida è stata essa stessa oggetto di consultazione, attraverso appunto una possibilità di commentare sulle varie sezioni di questo, su ciascun principio, diciamo, di ciascuna sezione di questo documento. In generale questi principi mirano, diciamo, a promuovere processi decisionali più possibile aperti e inclusivi da parte delle amministrazioni pubbliche. Si raccomanda alle amministrazioni di considerare la consultazione come un elemento, una fase essenziale del processo decisionale. E quindi si individuano
principi che vedete in questa slide, che sono anche accompagnati nel documento poi da delle indicazioni sulla concreta poi applicazione, diciamo, di questi principi da parte delle amministrazioni. E entrando velocemente, diciamo, su ciascuno di questi principi, sono impegno, il principio di impegno, cioè sostanzialmente i vertici dell'amministrazione, i vertici politici, ma anche i vertici amministrativi devono impegnarsi per favorire una cultura della partecipazione, devono impegnarsi ad aprire i processi decisionali, quindi mettere in campo le risorse per rafforzare questi processi. Il principio di chiarezza, che implica appunto la necessità che l'amministrazione renda noti in maniera chiara quelli che sono gli obiettivi delle consultazioni, i destinatari, l'oggetto, i responsabili, e che i documenti su cui si fonda la consultazione siano il più possibile chiari, nel senso che accessibili, non siano formulati in maniera troppo tecnica e quindi siano facilmente comprensibili dai destinatari, dai partecipanti alla consultazione. Il principio di trasparenza, secondo il quale tutte le fasi del processo di consultazione devono essere trasparenti, l'amministrazione deve rendere noti al termine della consultazione quelli che sono gli esiti, sia in termini di partecipazione che poi in termini di effetti sul processo decisionale. Il sostegno alla partecipazione, cioè sostanzialmente devono essere messe in campo attività di promozione, di comunicazione, informazione a sostegno della partecipazione, deve essere promosso il coinvolgimento dei soggetti, insomma, della cittadinanza anche sulle strategie di consultazione. Il rispetto della, appunto, riservatezza dei personali, dei partecipanti alle consultazioni, questo è un aspetto molto rilevante su cui in parte tornerò anche più tardi, cioè che l'amministrazione deve avere molta cautela nel diciamo, non diffondere informazioni che potrebbero compromettere il diritto alla riservatezza e comunque la tutela dei dati personali. Il principio di imparzialità, secondo il quale l'amministrazione nel realizzare una consultazione deve rispondere essenzialmente all'interesse generale, cercando di essere, diciamo, il più neutrale possibile, sia nella fase di impostazione della consultazione, quindi nella realizzazione dei quesiti di consultazione, ad esempio, che non devono essere formulati in modo tale da poterne condizionare l'esito. Sia poi anche nell'analisi dei risultati, anche in questo caso la neutralità è il principio che deve orientare l'amministrazione. Il principio di inclusione, secondo il quale appunto deve essere favorita la massima partecipazione possibile. Inclusione significa anche che non deve essere esclusa nessuna categoria, diciamo, non deve essere pregiudicata, diciamo, la partecipazione di alcune categorie di soggetti. Quindi favorire la più ampia partecipazione. E il principio di tempestività, in base al quale appunto che implica, diciamo, da un lato che l'amministrazione deve svolgere la consultazione diciamo, in una fase in cui è possibile per i partecipanti dare un contributo rispetto al contenuto della decisione, cioè sostanzialmente non deve essere svolta una consultazione quando le decisioni sono già sostanzialmente chiuse o prese, ma quando c'è ancora apertura, diciamo, sull'oggetto della decisione, e deve essere fornito ai partecipanti il tempo necessario, un tempo adeguato per poter predisporre un contributo il più possibile informato e utile poi al processo. Quindi rientra in quest'ambito anche diciamo, la durata di apertura della consultazione, su cui poi ha già parlato nei precedenti webinar anche la dottoressa Raiola, e cioè che sostanzialmente andrebbe fornito un periodo di tempo
orientativamente tra le 8-12 settimane, salvo il caso dell'aereo in cui questo termine può essere anche inferiore. E l'ultimo principio, che è quello di orientamento al cittadino, che appunto richiama l'attenzione sulla necessità che i processi di consultazione diciamo, tengano conto anche dell'onere e del costo della partecipazione per i partecipanti, poi per i destinatari, cioè diciamo, devono essere ridotti al minimo gli oneri e deve essere svolte, si dovrebbe evitare di svolgere consultazioni in periodi, per esempio, festivi, si dovrebbe dare anche diciamo, attenzione al coordinamento delle varie iniziative di consultazione per evitare che si sovrappongano più iniziative, in modo da rendere poi disagevole e complessa la partecipazione per i cittadini. Questa è poi una panoramica un po' delle linee guida del 2017, che appunto, come abbiamo detto, si riguardano in generale le attività di consultazione delle amministrazioni statali. Un altro riferimento su cui però volevo soffermarmi è un'esperienza interessante, che è quella del Senato, che circa dal 2016-2017 si è molto dedicato al tema della partecipazione dei cittadini anche al processo, anche alle attività parlamentari, diciamo, quindi anche diciamo, a offrire maggiori opportunità ai cittadini anche nella partecipazione alle attività parlamentari. E questo è sfociato, diciamo, non soltanto in alcune iniziative di consultazione, che insomma, sono comunque consultabili sul sito del Senato, ma anche poi hanno portato alla stesura appunto, di linee guida per le consultazioni pubbliche che sono promosse appunto dal Senato. E che sono elaborate in coerenza, comunque si pongono in continuità con quelle che sono poi le linee guida che abbiamo visto poc'anzi del Ministero del Dipartimento di Funzione Pubblica, quindi della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2017. Sono 11 principi, più o meno, come vedete, sono abbastanza coincidenti con qualche piccola differenza. Anche queste linee guida sono state adottate all'esito di una fase di coinvolgimento dei soggetti interessati. E ne vedremo, è un'esperienza interessante di cui daremo più di qualche spunto anche più avanti, nella fase dove ci occuperemo più specificamente del feedback sui risultati. E quindi è ecco, un'esperienza interessante da tenere in considerazione. Qui i principi sono imparzialità, lealtà comunicativa, inclusione, strutturazione, vedi c'è qualche principio che si viene introdotto qualche principio come quello di strutturazione, il principio della pubblicità dei documenti di riferimento della consultazione, ma si introduce un principio dedicato appunto al riscontro, quindi alla pubblicazione degli esiti, alla rendicontazione sugli esiti delle consultazioni. Di nuovo tempestività, tutela della riservatezza. Il passaggio successivo è quello, diciamo, di una panoramica su quelli che invece sono i principi elaborati, per esempio, a livello, diciamo, europeo e internazionale. Come forse già saprete, anche la Commissione europea, appunto, diciamo, si è occupata, interessata, appunto, cioè considera la consultazione come una fase essenziale dei propri processi legislativi, quindi nell'ambito della policy di miglioramento della qualità della better regulation, diciamo, quella chiamata better regulation, cioè un'iniziativa complessiva, una policy complessiva della Commissione europea che riguarda appunto il miglioramento della qualità della regolazione. E in questo campo, su cui ovviamente si potrebbe parlare molto a lungo, volevo soltanto fornire alcuni spunti interessanti che riguardano appunto i principi in materia di consultazione, di coinvolgimento degli stakeholder. Nel 2002 la Commissione europea ha adottato una comunicazione nella quale appunto si è impegnata a promuovere la consultazione, la partecipazione, il coinvolgimento degli stakeholder ed ha individuato i principi generali e
e degli standard minimi sulla consultazione. Questi principi generali appunto sono quelli di partecipazione, anche in questo caso si richiama l'opportunità di coinvolgere, la Commissione si impegna a coinvolgere nel modo più ampio possibile i soggetti interessati, il principio appunto di apertura e responsabilizzazione, quindi il concetto appunto di dar conto di quelli che sono stati gli effetti della partecipazione, ma anche chi ha partecipato e chi ha influenzato. O, sul processo di, impronzato il processo decisionale. Principio di efficacia, appunto, secondo cui poi queste consultazioni devono essere poi utilizzabili effettivamente nell'ambito del processo decisionale, e il principio di coerenza, appunto, nell'ambito tra le varie iniziative della Commissione. E poi ci sono i veri e propri standard minimi, che sono temi su cui che anche questi sono in parte, tornano temi di cui abbiamo già parlato in precedenza, la chiarezza dei testi, dei documenti su cui si fonda la consultazione, l'individuazione dei destinatari, l'adozione di opportune misure di pubblicità, di comunicazione, delle iniziative di consultazione. Come sapete c'è anche un portale dedicata appunto alle consultazioni della Commissione europea, che si chiamava Your Voice in Europe, adesso non è stato sostituito da un altro sito, ma comunque riguarda specificamente le consultazioni della Commissione europea. E i tempi, appunto, i limiti di tempo per la partecipazione, quindi la durata delle consultazioni, e poi il riscontro di nuovo sui risultati. L'ultimo, riferimento che volevo fare in questa sede era sulle raccomandazioni internazionali formulate nell'ambito dall'OCSE. L'OCSE, che insomma, da metà degli anni 90 si occupa appunto di fornire raccomandazioni all'amministrazione, cioè ai paesi sul miglioramento della qualità della regolazione, quindi in generale Credo che ci sia un problema tecnico con il PC del relatore perché si è bloccato. Ok, attendiamo qualche minuto, probabilmente ha avuto un calo di rete. Ok, sì, penso che si stia per ricollegare. Sono Ecco, pronto. adesso. Ok, Andrea, evidentemente c'è stato un calo di rete, credo. Ok, Perfetto. si sente tutto e si Sì, ti vede. sentiamo bene, puoi procedere, grazie. Ok, grazie. Stavo dicendo appunto che l'OCSE raccomanda appunto il coinvolgimento degli stakeholder nei processi decisionali, coinvolgimento degli stakeholder, che è un elemento cruciale per migliorare sia la qualità che la trasparenza delle decisioni pubbliche. Quindi è un pilastro, sia all'interno delle strategie di better regulation, di miglioramento della qualità della regolazione, sia nell'ambito della politica più generale dell'open government. Conclusa questa panoramica sui principi contenuti in documenti e raccomandazioni, potremmo tracciare una possibile sintesi dei principi sulla consultazione, che potrebbero essere appunto, fermo restando che la validità di tutti i principi di cui abbiamo parlato sino ad ora, potremmo però raggrupparli e sintetizzarli in questa maniera, e cioè appunto i principi di inclusione e accessibilità, quindi la necessità che vi sia favorita la massima partecipazione possibile, che l'amministrazione favorisca appunto anche la chiarezza delle informazioni fornite nella consultazione, quindi anche la comprensibilità
i testi utilizzati, la facilità d'uso, la necessità che non sia compromesso, diciamo, tra virgolette, la possibilità di partecipare ad alcuna categoria di soggetti destinatari. L'altro, diciamo, come dire, macro categoria di principi potrebbe essere quella di efficacia e di tempestività, intendendo con questo appunto la necessità che la consultazione pubblica sia orientata a produrre dei risultati effettivi poi nell'ambito del processo decisionale. Quindi devono essere i contributi che si acquisiscono, devono poter essere utilizzabili e tenuti in considerazione e presi in considerazione dall'amministrazione. E la tempestività, come abbiamo detto, l'importanza di garantire ai partecipanti appunto la possibilità di contribuire con un adeguato tempo di apertura della consultazione per poter produrre dei contributi effettivamente utili e poi diciamo che questa consultazione avvenga in una fase in cui ci sono ancora margini per modificare il contenuto della decisione finale. E l'ultimo principio che poi quello di cui parleremo diffusamente in questa seconda parte nella seconda parte del webinar che mi accingo ad avviare ora, i principi di trasparenza e di riscontro. Cioè il fatto che tutte le fasi del processo decisionale, del processo di consultazione siano trasparenti e che l'amministrazione al termine della consultazione renda noti di appunto informazioni sui risultati e su poi gli effetti, su come poi questi contributi sono stati presi in considerazione nell'ambito della decisione barra provvedimento definitivo. È utile ricordare che per le sue stesse caratteristiche la consultazione è una, diciamo, forma di partecipazione che non vincola l'amministrazione a recepire le osservazioni dei partecipanti che provengono nella consultazione. Cioè, mi spiego meglio, non, come ha già però chiarito la dottoressa Raglio nei precedenti webinar, la consultazione non prevede uno spostamento, diciamo, della responsabilità decisionale sui partecipanti, diciamo. Cioè, resta in capo all'amministrazione appunto la responsabilità della decisione, fermo restando che all'esito di un processo di consultazione deve essere dato conto in maniera trasparente dei contributi che sono pervenuti, appunto di quelli che sono stati poi eventualmente accolti. Quindi, ecco, come abbiamo detto già anticipato, trasparenza e riscontro significa appunto assicurare la trasparenza del processo di consultazione, scusate, in tutte le sue fasi. E quindi questo significa, da un lato, fornire informazioni prima dell'avvio della consultazione sull'oggetto della consultazione, sui suoi obiettivi, chiarire a chi si rivolge, qual è la durata della consultazione, come si partecipa e in che modo sarà fornito un seguito, diciamo, un ritorno informativo sulla consultazione, quali sono i soggetti responsabili, in che modo saranno appunto in che modo sarà garantita la privacy dei partecipanti e poi ecco in che modo questi contributi sono stati utilizzati per l'assunzione della decisione finale. E qui invece al termine appunto feedback significa rendere noti gli esiti diciamo, della consultazione e gli effetti dei contributi sulla decisione finale, pubblicando tutti i documenti di riferimento. Quindi, passando poi al tema più specificamente del feedback, sugli esiti, innanzitutto riprendiamo le fila del nostro, processo di consultazione. Ci troviamo appunto nella fase in cui la consultazione appunto si è già svolta, nel senso che
si è deciso di consultare, in esito all'analisi del contesto. È stata definita l'architettura della consultazione, quindi sono state prese tutte le scelte, appunto in ordine, diciamo, agli strumenti, alle modalità di partecipazione. Ma non mi soffermo perché è stato già oggetto dei webinar precedenti. Quindi la consultazione si è svolta, sono stati analizzati, ed elaborati i risultati, e quindi occorre, diciamo, fornire ai partecipanti un ritorno informativo sugli esiti. Innanzitutto volevo chiarire perché è importante assicurare il feedback. È importante, diciamo, perché chi partecipa a una consultazione, per chi partecipa, conta molto sapere qual è l'uso che l'amministrazione fa dei propri contributi, cioè sapere se poi il proprio contributo è stato utile, è stato preso in considerazione o meno. Qualora questo tipo di informazioni non siano fornite in maniera diciamo, adeguata, diciamo così, o se addirittura non c'è un vero e proprio ritorno informativo, per esempio non c'è un report finale sugli esiti della consultazione, beh, i rischi sono importanti, perché in primo luogo si può rompere, diciamo, questo rapporto di fiducia su cui poi si fonda la partecipazione, perché i partecipanti penseranno che il loro contributo è stato inutile, che la loro partecipazione è stata semplicemente formale, ma poi in realtà l'amministrazione ha preso le sue decisioni a prescindere da quello che è stato il processo di consultazione. Non è chiaro quali poi sono stati diciamo, gli effetti sulla decisione finale e chi poi ha effettivamente influenzato il processo decisionale. Quindi il feedback è importante sia per aumentare, diciamo, la trasparenza del processo, quindi per dare, come dire, trasparenza anche delle ragioni che portano l'amministrazione a prendere una decisione o di adottare un determinato provvedimento, ma anche per appunto rafforzarne la sua responsabilizzazione, perché diciamo, da dar conto di quello che è stato fatto, appunto, è un elemento molto rilevante per l'accountability. E al tempo stesso un feedback garantisce che si costruisca fiducia nei partecipanti, e questo può dare vita a diciamo, un'interazione virtuosa, perché se i partecipanti saranno incentivati effettivamente a prendere parte alle future consultazioni. Come si fa ad assicurare un feedback efficace? Come abbiamo detto prima, chi partecipa a una consultazione impiega tempo e risorse, a fronte dei quali l'amministrazione dovrebbe appunto fornire appunto in contropartita, tra virgolette, delle adeguate informazioni. Quindi cosa sostanzialmente bisogna fare? Pianificare il tipo di feedback già nella fase di progettazione e chiarire, diciamo, tutte le informazioni necessarie nel documento di consultazione. Occorre predisporre all'esito della consultazione un report sui risultati, poi vedremo con quali modalità, e nell'ambito di questo report, o anche in altre sedi, rendere note quali sono stati poi gli effetti dei contributi sulla decisione finale. Questo, come ho detto poc'anzi, non c'è in realtà un obbligo di accoglimento dei contributi ricevuti. In fase di progettazione, cosa è necessario che sia chiarito? Scusate. E in primo luogo, nel documento di consultazione devono essere fornite appunto adeguate informazioni. Ricordo, il documento di consultazione è quel testo, insomma, ne abbiamo già parlato nei precedenti webinar,
che dà ai partecipanti tutte le informazioni sulla consultazione, che deve essere appunto un sintetico testo di presentazione della consultazione e di individuazione appunto degli obiettivi, dei destinatari, delle modalità di partecipazione. In questo contesto dovrebbe essere chiarito che tipo di riscontro sarà fornito al termine della consultazione e in che modo i contributi verranno utilizzati, ai fini poi ecco, del seguito diciamo, del processo decisionale, e poi ecco, in che modo, e se e in che modo diciamo, saranno pubblicati i contributi, cioè se le osservazioni ricevute saranno pubblicate integralmente, per esempio sul sito, o se invece saranno realizzate delle sintesi dei contributi. E dovrà essere anche chiarito, insomma, dovrà anche essere date adeguate informazioni sulla possibilità per i partecipanti di chiedere che il proprio contributo sia inviato in forma riservata o resti anonimo. E poi deve essere chiarito chiaramente come saranno trattati i dati personali dei partecipanti. Tutto questo è importante anche per definire poi quello che è il patto partecipativo su cui si fonda la consultazione. Come si predispongono? Quali sono le possibili diciamo, scelte per costruire un report sui risultati? Beh, il report sui risultati deve contenere anzitutto una descrizione del processo di consultazione e dei suoi obiettivi. Deve essere appunto richiamata la metodologia che è stata utilizzata, quindi come è stato impostato il processo di consultazione, quali sono stati gli strumenti utilizzati, eventualmente anche come sono stati analizzati i risultati. E devono essere fornite anche, e poi devono essere fornite i dati sulla portata della partecipazione, cioè si devono dare i dati, questi sono dati quantitativi che possono essere diciamo, anche corroborati diciamo, correlati da rappresentazioni grafiche. Devono essere date informazioni sui contributi pervenuti, quindi una sintesi diciamo, delle osservazioni pervenute, e devono essere indicati gli effetti sulla decisione finale, cioè gli effetti in che modo diciamo, i contributi pervenuti sono stati presi in considerazione ai fini della decisione finale. Intanto vedo che sono arrivate delle domande, quindi ne stiamo tenendo conto, poi al termine daremo insomma, le risposte necessarie. Per proseguire con il discorso, appunto, il report risultati si compone in realtà, diciamo, non è necessario, cioè, diciamo, la scelta per l'amministrazione può essere o di predisporre un report unico o di predisporre più report, per esempio uno solo sui dati sulla partecipazione, uno sul un documento a parte che riassume i contributi dei partecipanti, quindi non c'è una regola in questo senso. Quello che però è necessario che ci sia sono innanzitutto le informazioni sulla portata della partecipazione, cioè quanti sono e che caratteristiche hanno i partecipanti alla consultazione. Dovrebbe essere specificato anche chi partecipa a titolo personale e chi invece è, diciamo, e quali sono, diciamo, gli interessi, chi partecipa in rappresentanza di altri interessi organizzati, oppure potrebbero anche essere fornite statistiche sulla provenienza geografica, su altre caratteristiche dei partecipanti. Per esempio, qua abbiamo una schermata tratta, diciamo, dal report sulla consultazione sul quarto piano dell'Open Government Partnership. Qui in questo caso ci sono delle elaborazioni statistiche sui dati di partecipazione. Qua la consultazione era essenzialmente un commento su testi, cioè il piano è stato pubblicato in bozza e per ciascuno di questi, ciascun diciamo, sezione del testo era possibile formulare dei commenti. E qua, diciamo, nel report conclusivo sono stati riepilogati i commenti, vedete, in ciascuna sezione, per ciascuna sezione del documento e da quanti utenti, sono stati, formulati. Un altro esempio, solamente per darvi
un'idea di quale potrebbero essere le informazioni fornite in questa fase è quello del report della consultazione sul codice degli appalti. Questa è una consultazione del MIT del 2018. In questo caso sono state, per esempio, fornite elaborazioni sui contributi per ciascuna tipologia di impiego, quindi diciamo per categoria di utenti. In questo caso le categorie individuate erano pubblica amministrazione, aziende private, liberi professionisti o altro. Questo per darvi un breve esempio. Occorre poi che il report dia conto dei contributi ricevuti. È importante, diciamo, che siano presentati, diciamo, resi noti pubblicamente quelli che sono stati i contributi pervenuti. E qui le scelte, per esempio, potrebbero essere di pubblicare gli estratti dei contributi, per esempio, oppure di realizzare una sintesi facilmente, in caso di tempo di consultazioni con un gran numero di commenti, potrebbe essere realizzata una sintesi dei contributi organizzata, per esempio, per posizione espressa, per tema, nel caso di un questionario, per esempio, per domanda del questionario. Quindi qui, diciamo, possono essere fatte diverse scelte. È importante comunque che il report dia conto anche delle considerazioni, cioè delle risposte dell'amministrazione rispetto alle osservazioni ricevute, e del loro eventuale accoglimento. In questo senso si potrebbe dare anche qui una risposta, diciamo, in forma aggregata o in alcuni casi anche delle risposte puntuali per ciascuna osservazione ricevuta. Mi sembra anche importante chiarire che diciamo, è una buona pratica pubblicare tutti i contributi pervenuti, ma è essenziale che questo sia fatto nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali dei partecipanti. Cioè, occorre fare molta attenzione a che la pubblicazione dei contributi non possa compromettere poi, oppure non, la privacy dei partecipanti, o addirittura non si, diciamo, non si, non ne consegua una diffusione, di dati personali. Quindi i dati, i contributi possono essere pubblicati, ma devono essere opportunamente anonimizzati. Quindi devono essere oscurati tutti i dati personali. Un altro esempio che vi volevo portare è quella del Senato, la consultazione del Senato sulle linee guida per la consultazione, di cui abbiamo parlato nella prima fase di questo seminario. Il caso del Senato mi sembra, diciamo, interessante, perché qua abbiamo un feedback articolato in questa maniera. C'è stato pubblicato anzitutto un resoconto di consultazione, dove sono essenzialmente i dati sulla partecipazione e su come si è svolta la consultazione. È stata proprio risposta e pubblicata una nota illustrativa in cui c'è una sintesi dei contributi pervenuti, e quella è poi, diciamo, la schermata che vedete a fianco, che vedete in questa slide. Quindi per ciascun contributo, diciamo, per ciascuno, in questo caso, come vedete, sono articolati per tema. In realtà, fanno riferimento, credo, diciamo, ai quesiti del questionario. E poi c'è, sono stati indicati, poi è stato fornito anche un riscontro sugli effetti, diciamo, dei contributi pervenuti ai fini poi del documento, della redazione del documento finale. Come vedete meglio in questa slide, è stato specificato in che modo è stato modificato il documento di consultazione, appunto a valle dei contributi ricevuti. Cioè, quindi la bozza di linee guida, in sostanza. E poi sono stati pubblicati anche tutti i documenti di riferimento, cioè il documento di consultazione, che è il questionario, che è i questionari compilati, anche qui opportunamente resi, diciamo, anonimi. Un altro esempio che volevo offrirvi è quello della consultazione sulla bozza del quarto piano dell'Open Government Partnership. Anche in questo caso abbiamo un feedback costruito in questa maniera, con un riscontro puntuale in termini di accoglimento o non accoglimento delle proposte che sono provenute da un tavolo, diciamo, dell'Open Government Forum, che è diciamo, un tavolo composto essenzialmente da organizzazioni della società civile. C'è poi un riscontro sulla partecipazione
sui dati di partecipazione sulla bozza di piano, cioè sostanzialmente sul piano che sarà posto in consultazione attraverso un commentario online. E poi c'è una risposta ai contributi pervenuti, in questo caso diciamo, fornita diciamo, in forma sintetica e aggregata sostanzialmente. Il passaggio successivo su cui volevo darvi qualche considerazione conclusiva riguarda la valutazione delle consultazioni. Cioè è importante che al termine diciamo, della consultazione l'amministrazione rifletta e valuti il successo dell'iniziativa, sostanzialmente. Quindi che cerchi di verificare appunto se la consultazione ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata, e questo è utile per individuare anche i punti di forza e i punti di debolezza del processo, quindi innescare poi un processo di miglioramento, poi di apprendimento e di miglioramento delle attività di consultazione, dei processi e delle strategie di consultazione. In questo senso, appunto, è utile domandarsi appunto, se sono stati raggiunti gli obiettivi che erano stati prefissati a monte del processo. È utile riflettere anche sulla partecipazione, cioè se effettivamente si sono state raggiunte diciamo, i destinatari che si pensava di raggiungere, oppure se ci sono state delle categorie di stakeholder che sono rimaste escluse dalla partecipazione, oppure diciamo, si potrebbe anche riflettere su quali sono state le ragioni che hanno impedito ad alcune categorie di stakeholder di partecipare. E poi capire se effettivamente la consultazione è stata utile nell'ambito della decisione finale, se c'è stato poi un arricchimento diciamo, delle informazioni e se effettivamente i contributi pervenuti sono stati utili a eventualmente riconsiderare o diciamo, a modificare i documenti o le decisioni insomma, su cui oggetto del processo consultivo. Con questo io avrei sostanzialmente concluso questa esposizione sul feedback e sulla valutazione. Ho visto che ci sono delle domande, Michela. Sì, grazie Andrea. Allora, a molte già hai in parte risposto. Allora, collegandoci proprio alla valutazione poi della consultazione, c'era una domanda che era arrivata all'inizio di Ivan Baccari che dice che sull'aggiornamento del piano anticorruzione del suo ente non è mai arrivata nessuna proposta dagli stakeholder e chiedeva dei consigli. Ovviamente dice che hanno pubblicato sul sito, sulla sezione amministrazione trasparente. Sarebbe anche utile capire l'ente. Comunque, ecco, non so se anche la dottoressa Raiola che è là accanto, perché questo tema in parte l'avevamo analizzato anche durante la fase di progettazione e comunicazione di autoconsultazione. Diciamo, forse diciamo, finirebbe capire meglio un po' come è stata impostata la consultazione e quali sono stati poi gli strumenti utilizzati. Cioè, non è stata nessuna proposta mi è pervenuta, cioè non è arrivato mai nessun contributo, ma diciamo, questo significa che cioè, in che modo è stata, cioè, bisognerebbe capire come è stata progettata e realizzata la consultazione, forse in questo senso. Non so Sì. se Perdonatemi, Carolina vuole aggiungere qualcosa. magari è stato fatto, io ho visto spesso le autorità indipendenti fare questo tipo di esercizio e non ricevere commenti alle proprie consultazioni svolte su questo tema, probabilmente perché gli stakeholder sono diversi da quelli che usualmente partecipano, nel senso che se l'ARERA pubblica piano anticorruzione, ovviamente i suoi interlocutori, gli interlocutori che solitamente Abituali. partecipano alle consultazioni, potrebbero non essere proprio i soggetti direttamente interessati da questo tema. Quindi è sia una questione di promozione, ossia di incentivare l'inclusione di, per esempio, dei responsabili di trasparenza delle altre amministrazioni, cioè usare canali diversi o modalità diverse rispetto a quelle che si utilizzano.
loro lo fanno soprattutto con i PDF, quindi magari cambiare metodo se si ritiene che i destinatari possano essere più agevolati nella partecipazione con un metodo diverso, può essere un incentivo. E magari anche verificare se esistono reti a cui si poggiano i destinatari della consultazione. Per esempio, sulla trasparenza e l'anticorruzione ci potrebbero essere delle reti di esperti su cui pubblicizzare la consultazione. In quel modo si coinvolgono persone che sanno del tema. Ora, vediamo se arrivano altri dettagli su questo specifico esercizio per vedere insieme di dare qualche consiglio più puntuale. Non so, Andrea. Sì, certo, poi ogni caso diciamo è a sé. Allora, altri commenti diciamo sono arrivati sulla risposta ai contributi non accolti, che è un tema un po' delicato. Quindi da un lato c'è la necessità appunto di rendere trasparenti le scelte, insomma, di scartare una proposta. Su questo vuoi aggiungere qualcosa? Sì, vedo i commenti. Sì, assolutamente. Credo che in parte ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già detto nel corso del webinar. In realtà, come dicevo, in ottica di trasparenza e di accountability sarebbe opportuno appunto chiarire un po' quelle che sono poi le, diciamo, in che modo si è giunti alla decisione finale. E quindi occorrerebbe dare trasparenza, diciamo, delle motivazioni che hanno portato, diciamo, a prendere una determinata decisione. È chiaro, il tema è abbastanza delicato, insomma, è chiaro che bisogna assolutamente, anzitutto, nell'ambito della pubblicazione, appunto, della rendicontazione sugli esiti, chiarire in che modo questi contributi hanno avuto effetto sulla decisione finale. Quindi, in questo senso, si può dare una risposta ai contributi pervenuti. Sicuramente la raccomandazione è chiarire i contributi che non sono stati accolti, insomma, nei limiti, diciamo, in cui questo sia possibile. E per quanto riguarda, vedo anche un'altra domanda sui dettagli del report. Con che dettagli ci danno le info sui contributi pervenuti? Abbiamo detto si può scegliere di fare per esempio una sintesi, si può scegliere di pubblicare integralmente i contributi pervenuti, si può scegliere di pubblicarne alcuni estratti solamente. È utile fare specialmente laddove le consultazioni sono abbastanza, ricevono un elevato numero di commenti, è utile comunque organizzarli, diciamo, sì, per esempio in base a una posizione assunta dal destinatario, oppure in base, per esempio, al tema che può essere, per esempio, il quesito, oppure può essere anche il quesito posto in consultazione. Quindi è utile fare una sintesi ragionata un po' dei contributi pervenuti, ecco. Benissimo. C'è un intervento che appunto risponde per tornare alla domanda di prima, che dice forse più che in amministrazione trasparente andrebbe messa in home page direttamente. Ovviamente, cioè, se si svolge una consultazione, avere una sezione dedicata alle consultazioni, oltre che naturalmente metterla in amministrazione trasparente, può essere utilissimo a dare maggiore risalto alle consultazioni che si svolgono, e in più fare delle notizie di accompagnamento e veicolare queste notizie anche attraverso i canali social può essere un'alternativa, cioè può essere, non può essere, è una pratica da seguire sicuramente. Oltre questo, poi fare adeguata pubblicizzazione su altri canali è da considerare proprio per arrivare al destinatario più giusto, più corretto.
Benissimo, io vi ringrazio moltissimo, è stato un ciclo molto interessante, insomma, da seguire per capire e riflettere appunto su come progettare una consultazione pubblica. Penso che nell'ambito del progetto organizzeremo anche altri webinar, quindi ve ne daremo comunicazione sicuramente. E quindi ringrazio ancora i nostri relatori, Andrea Frori del Dipartimento per le Riforme Istituzionali e Carolina Raiola, consulente presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ringrazio ovviamente anche tutti i nostri partecipanti. Grazie a tutti. Grazie, a presto, arrivederci.